Gentili telespettatori di Sud TV, benvenuti a Punto 7, consueto appuntamento di approfondimento delle notizie sviscerate nel corso della settimana. Con me il collega Alessandro Mazzaro. Ciao Antonio e un saluto ai nostri telespettatori. E allora iniziamo a raccontare un po' quello che è successo in questa settimana e ovviamente la farà padrone l'emergenza cosiddetta coronavirus, o meglio un po' di allarmismo, anzi troppo allarmismo sui primi tre casi acclarati nella regione Campania. La prima notizia positiva, oltre a quella appunto che c'è stata la massima attenzione da parte dei vertici regionali e aziendali, vediamo qui le tende che sono fuori per accogliere appunto i primi pazienti prima di poi smistarli nella struttura sanitaria, quindi decidere se effettivamente il caso potrebbe essere acclarato o meno, quindi di iniziare poi la profilassi per il coronavirus. Questa è un'altra cosa importante, sia a Vallo che anche a Eboli stanno attrezzando questa struttura proprio per verificare le condizioni dei pazienti. Il dato positivo, dicevamo, è quello che i tamponi sono negativi, ossia le persone che sono state a contatto con questi tre casi in regione Campania sono negativi, quindi non ci sono altri casi di coronavirus per fortuna, quindi non si è trasmesso nulla, soprattutto la ragazza, la professionista ucraina di Vallo della Lucania di 26 anni non ha trasmesso a nessuno delle persone che sono state a contatto con lei il virus, quindi questa è già una buona notizia, Alessandro. Una buona notizia che, come dire, spegne un po' questa grande tensione che si è venuta a creare dopo la scoperta dei primi tre casi in Campania. Ovviamente la tensione resta massima, però, come dire, c'è una maggiore serenità e la buona notizia del tampone negativo. Sono 23 più o meno i tamponi, sì, effettuati. Esatto, dei 23 tamponi negativi effettuati diciamo sulle persone che hanno frequentato, sono stati in contatto con i tre contagiati, è una veramente un'ottima notizia che ci fa ben sperare per il prosieguo. Altra, diciamo, notizia che è positiva è che le condizioni dei tre casi acclarati non destano particolare preoccupazione, ossia le condizioni sono stazionarie, quindi anche questa è una notizia che dobbiamo dare, perché c'è una psicosi, si teme appunto che questo coronavirus possa provocare altri decessi. In questo caso i pazienti sono sotto controllo. Già accusavano dei sintomi, va detto, lievi, e comunque le loro condizioni attualmente non destano preoccupazione, quindi è tutto sotto controllo per fortuna. E dicevamo appunto ci sono stati vari incontri, sono stati incontri con le istituzioni, con i sindaci, con il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, che ha disposto la chiusura delle scuole, un dato questo importante per sanificare, ossia per sanificare le strutture, quindi per debellare qualsiasi ipotesi di virus, quindi una pulizia voluta, necessaria, perché ovviamente i bambini sono la cosa primaria, quindi da lunedì torneranno a scuola, quindi questo già è un dato importante. E nei primi giorni, con il caso sospetto, poi i casi confermati a Vallo e a Caserta e a Napoli, insomma c'era stato un po' di allarmismo, quindi il presidente De Luca con i sindaci hanno deciso poi di perché qualche sindaco esatto, quello stavo dicendo, c'è stata un po' di confusione soprattutto nella giornata di martedì, perché alcuni sindaci avevano, come il sindaco di Eboli, aveva già disposto la chiusura delle scuole, ed altri sindaci invece avevano deciso di tenerle aperte. Poi l'intervento di De Luca ha messo in chiaro il tutto ed ha portato all'emissione poi di un'ordinanza regionale nella quale è stata disposta la chiusura delle scuole su tutto il territorio regionale, università comprese. Questa mattina, a proposito di interventi per sanificare gli ambienti e anche interventi per cercare di smorzare un po' quella che è questa psicosi collettiva, c'è stato un ulteriore incontro in prefettura. Ieri c'è stato un incontro con i sindaci per fare il punto della situazione, invece questa mattina, sempre in prefettura, c'è stato un incontro per parlare di uffici pubblici e di contromisure da prendere per la questione coronavirus.
a partecipare all'incontro il procuratore generale della Corte d'Appello Leonida Primicerio, il prefetto di Salerno e il comandante provinciale dei Carabinieri Gianluca Trombetti. Vediamo un po' di contributi, il primo che vediamo è quello del prefetto Russo. Un attimo solo, saper partire il servizio. Sì, sì, noi, ecco, chiaramente noi eravamo consapevoli sino al primo giorno, perché come abbiamo ricevuto noi delle disposizioni dal centro, evidente ciò è accaduto per tutti gli uffici statali periferici, però abbiamo ritenuto importante confrontarci, più che altro sentire le esperienze di ognuno. Ho avuto la conferma di una pubblica amministrazione estremamente consapevole che sta lavorando adottando qualche misura di prudenza maggiore, evidentemente così come indicato e prescritto, ma con grande serenità e portando avanti quella che è l'attività quotidiana in modo efficiente ed efficace, quindi dimostrando anche una grande capacità di adattamento a tutte le situazioni, come sta accadendo per noi. D'altra parte abbiamo un attimino, tutti quanti stiamo facendo delle attività per evitare che ci sia troppo afflusso di persone, lo stiamo gestendo, stiamo lavorando anche sul fissare degli appuntamenti in modo tale che le persone possano arrivare in modo scaglionato nei vari uffici e diciamo, consentire poi a tutti di lavorare meglio, perché noi appunto la pubblica amministrazione devono produrre dei provvedimenti, devono fare delle attività al servizio dei cittadini, quindi diciamo, si lavora molto diciamo, in ufficio piuttosto che a contatto col pubblico. Il contatto con il pubblico deve essere gestito in maniera intelligente e come dire, evitando troppe resse, e questo lo stiamo facendo tutti. Si torna alla normalità per quanto riguarda scuole, università, tutte le altre. Guardi, io queste sono disposizioni che provengono dalla regione, perché noi c'è un sistema ormai quasi codificato in maniera anche fisica, quotidianamente c'è, diciamo, si sentono a livello governativo, quindi diciamo, il dottor Borrelli che è il commissario con tutte le varie regioni, e stabiliscono praticamente quelle che sono le linee direttive su quello che è l'orientamento. Quindi adesso noi aspettiamo nei prossimi giorni che cosa accadrà. Avremo come cittadini e come pubbliche amministrazioni delle ulteriori direttive, disposizioni, e le attueremo. Lo sforzo che noi stiamo facendo, di cui voi siete stati ottimi diciamo, testimoni e oltretutto state riportando in maniera molto corretta tutto qua, è uno sforzo unitario per cercare di uniformare i comportamenti sul territorio senza assolutamente drammatizzare alcunché, perché non c'è nulla da drammatizzare, ma semplicemente seguendo quelle che sono le linee direttive che sono impostate dal governo e dalle varie regioni, nel nostro caso la regione Campania. Quindi rassicura soprattutto sulle linee, le direttive date dalla Regione Campania, e questo è un segnale positivo, anche questo sì, nell'aria si sente proprio che finalmente c'è un po' di ottimismo, e questo sicuramente è un dato molto molto importante. A continuare ascoltiamo adesso il comandante provinciale dei Carabinieri Gianluca Trombetti. E noi abbiamo dato ai nostri operatori di centrale tutti i riferimenti utili, sia i riferimenti utili con il numero unico nazionale, il 1500, che quello regionale che è stato istituito, e chiaramente anche il collegamento con i numeri di emergenza sanitaria. Qualche chiamata c'è stata, abbiamo dato indicazioni alle persone, ma la cosa più importante, il messaggio che vogliamo lanciare appunto, è quello della adeguatezza chiaramente degli interventi e dell'attività di prevenzione in generale. Noi continuiamo chiaramente a presidiare e a pattugliare tutte le aree come abbiamo sempre fatto già in passato e continuiamo a fare. Purtroppo anche in questo periodo di coronavirus ci sono i soliti sciagalli, insomma, i giorni scorsi questa notizia insomma su persone che meglio lontano di essere con Croce Rossa, si presentavano agli anziani, insomma, è incredibile come anche in questa situazione esce fuori, insomma, sta fuori insomma il male che c'è adesso. E quello senz'altro, quello si inserisce nel contesto delle truffe alle fasce deboli, che è un fenomeno che è particolarmente invasivo a livello nazionale e anche a livello provinciale, e quindi è l'ennesima modalità per attirare con artifizi di raggiri le persone che magari hanno delle difficoltà dovute a vari fattori, tra cui magari sia l'età avanzata piuttosto che condizioni di salute e così via. È sicuramente ignobile, e quindi è una condotta che, oltre che giuridicamente perseguibile, lo è anche a livello morale.
abbiamo ascoltato quindi Trombetti, il comandante provinciale dei Carabinieri, che si è soffermato giustamente su questi tentativi di truffe, di reagire soprattutto alle persone anziane. Ne abbiamo trattato anche nel corso della settimana. Alessandro, anche qui c'è stato un focus, un'attenzione particolare. Sì, c'è stata ovviamente la speculazione da parte di chi ha voluto approfittare della situazione, però per fortuna le forze dell'ordine sono intervenute prontamente a sensibilizzare la cittadinanza e a segnalare i casi di truffa o tentativi di truffa. Segnaliamo anche che un'altra delle problematiche legate alla psicosi coronavirus è quella di tipo economico, perché ci sono ed è visibile tranquillamente agli occhi di tutti il fatto che innanzitutto molte attività, se non la maggior parte, se non tutte, le attività gestite da un attimo, abbiamo avuto giusto un refuso. Le attività gestite da persone di nazionalità cinese sono state chiuse per circa 15 giorni. È stata una scelta autonoma della comunità cinese, che però ci dà un po' il senso di quella che è la problematica, perché ovviamente queste attività avevano avuto una flessione importante a livello di presenze. Una flessione importante a livello di presenze la stanno avendo anche però le attività del posto, e quindi oltre a quelle che sono le classiche attività commerciali, anche le attività di ristorazione, i locali, diciamo, di intrattenimento, perché ovviamente c'è timore da parte delle persone nel riunirsi in un solo posto. E proprio in virtù di questo l'associazione di nascita commerciale di Battipaglia ha denunciato un po' quella che è l'allarmismo che è stata un po' la linea di condotta della comunicazione nell'ultima settimana, e ci sono delle parole molto dure dell'associazione, che parla di negozi vuoti anche a Battipaglia, dove il bilancio della crisi è molto pesante. Sto leggendo proprio testualmente la nota: considerando il numero di imprese commerciali che hanno abbassato la serranda per la congiura economica negativa e per la crisi del sistema occupazionale delle tante aziende locali. I commercianti dell'associazione Rinascita invitano i cittadini a non cadere preda dell'allarmismo e a vivere la città. Ecco, è un tema questo centrale, perché poi oltre alle problematiche di tipo sanitario c'è anche un'economia che si sta bloccando. Sì, bisogna riprendere un po' la fiducia, è chiaro anche a questo punto. Le istituzioni adesso dovranno far riprendere appunto il tutto, perché sembra che, usiamo sempre il condizionale, che questa ondata di coronavirus insomma sia sotto controllo. Quindi c'è questa sensazione ed è un bene, per fortuna. È chiaro che le attività commerciali, come ha detto anche Massimo Sorvillo, che abbiamo avuto il presidente, che abbiamo avuto ospite nella nostra diretta ieri, anche qui lui ha sottolineato ovviamente che ci sono le difficoltà, ma che appunto si deve uscire da questa crisi, da questo tunnel. È chiaro, vedere le serrande abbassate, come stiamo vedendo, delle attività commerciali dei nostri cinesi, i nostri amici cinesi, è un colpo allo stomaco, perché è chiaro che anche quella economia, certo, peraltro attività affollatissime, basta pensare al periodo natalizio che è passato da poco tempo, e quindi ecco queste sono le varie immagini, stiamo vedendo un po' di situazioni sul territorio. Speriamo che appunto si riesca a sbloccare un po' la situazione, come si sta facendo anche a Milano, altronde, che sono aperti i bar dalle 18 in poi, quindi già questo è un segnale. Se al nord, dove c'è stato appunto il problema principale, hanno ripreso le attività, è chiaro che anche qui deve ritornare tutto alla normalità. Il presidente del Piemonte già qualche giorno fa ha chiesto al governo che tutto tornasse alla normalità, perché ha detto: qui in Piemonte ci sono le condizioni per ritornare ad una certa normalità, ovviamente sempre nell'ambito di controlli, di un'attenzione maggiore, però il ritorno alla normalità è importante anche per dare tranquillità ai cittadini. Intorno alla normalità sottolineiamo anche il fatto che comunque ad Acropoli si è svolto il carnevale, domenica ci sarà il carnevale ad Eboli, a Santa Cecilia, anche questo è il ritorno alla normalità. Noi ci auspichiamo quindi che tutto possa passare ed in fretta. L'attenzione non deve essere però mai calare. Mai calare. Treofan. Notizie positive.
La Traio ha già stato questo incontro stamattina con l'onorevole Piero De Luca, che è andato ad incontrare il responsabile, il patron Antonio Foresti della Ecoplastic, che ha appunto acquisito dalla Jindal la Treofan, e ci sono appunto notizie positive, perché proprio lo stesso Foresti ha annunciato che entro un anno lo stabilimento entrerà a pieno regime. Tu che sei stato lì, Alessandro, com'è la situazione? Sì, ecco, abbiamo per l'appunto incontrato anche l'onorevole Piero De Luca, e la sua intervista è all'interno del TG, che andrà in onda anche alle ore 14 e poi per ogni ora fino a domani, quindi potrete vederla lì. Invece abbiamo intervistato per l'appunto l'amministratore delegato Foresti di Ecoplastic, che ci ha dato un po' di informazioni rispetto a quello che è il futuro, perché abbiamo parlato dell'acquisizione di Treofan da parte dello stabilimento Treofan da parte di Ecoplastic, però ora c'è un futuro da costruire, e Foresti ci ha dato un po' di tempi, cioè ci ha spiegato quali saranno i tempi per un'entrata a pieno regime dello stabilimento ex ormai Treofan. Sentiamolo. I progetti sono più di uno, sono tutti legati alle nostre attività e soprattutto sono legati a dei nuovi investimenti che abbiamo fatto negli ultimi mesi, che avevano bisogno di spazio, avevano bisogno di personale per poter essere portati a reddito. Quindi si conclude nel momento giusto e speriamo di riuscire a fare anche ancora di più. Quali sono i tempi della riconversione? I tempi saranno scaglionati di 6 mesi in 6 mesi, perché ci sarà bisogno innanzitutto di liberare le vecchie aree con i vecchi macchinari, e quindi poi vanno installati i nostri, e quindi ci sono dei problemi, diciamo, problemi tecnici per inserire le nuove attrezzature, e poi ci saranno anche dei corsi che dovranno fare i lavoratori per entrare un po' nel mondo Ecoplastic delle nostre lavorazioni. Quindi 18 mesi di entrata al regime. Sì, nel giro di un anno dovremmo riuscire ad avere tutto il personale capace di essere a pieno e produttivo nelle nostre attività. Ultima ora sul coronavirus. Sì, allora l'ASL Salerno ha attivato il numero dedicato al coronavirus. Se la regia riesce pure a mandarmelo in onda, comunque ve lo dico: 089 69 3960. Medici a disposizione dei cittadini per informare ed orientare. A tale numero risponderà personale medico dell'ASL, che fornirà risposte alle domande degli utenti e indicazioni utili sugli aspetti legati al problema e sui percorsi da seguire. Oltre a fugare dubbi, gli stessi medici forniranno utili informazioni per mettere in contatto l'utente con le strutture pubbliche di riferimento per le successive misure ove necessarie. Il numero, ricordiamolo, sarà attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20. Quindi vi ripeto ancora il numero: 089 69 3960. E quindi questa è un'ulteriore notizia di disponibilità anche da parte dei sanitari, che noi ringraziamo per il lavoro che stanno svolgendo. Ovviamente grande, sono lavoro, i primi, grande lavoro, sono in prima linea. In prima linea, esattamente, ad essere impegnati per curare la nostra salute. Eccolo là, il numero di sovraimpressione, quindi ricordiamolo: 089 69 3960, quindi questo è il numero utile dell'ASL nell'ultimissima notizia che ci è pervenuta sulla questione coronavirus. Siamo in conclusione, giusto un accenno sulla questione Alba. Ieri c'è stata l'ennesima riunione, un faccia a faccia tra sindacati e amministrazione, era presente anche la sindaca Cecilia Francese. Dalle indiscrezioni trapelate è stato un incontro interlocutorio anche questo, nel senso che si pensa ad una ricapitalizzazione, però ci sono state delle contropartite richieste ovviamente dai sindacati e dagli operai. Sembra che vorrebbero ovviamente un contratto più lungo negli anni, quindi con diversi anni, con scadenza lunga. C'è la trattativa in corso, speriamo anche in questo caso, se è vero che ci sono questi margini, queste possibilità ovviamente di ricapitalizzare, è chiaro che staremo a vedere, perché ci sono tante famiglie anche, certo, qui che aspettano, come quelle della Treo, fanno un risultato positivo, e poi si parla anche della raccolta dei rifiuti, quindi se si blocca quella si blocca una città. Speriamo si riesca a trovare un punto d'incontro, quello deve essere l'obiettivo di entrambi gli interlocutori.
Allora, è davvero tutto, vi ringraziamo per averci preferito, vi rimandiamo al prossimo appuntamento per punto 7, venerdì, sempre dopo le 13.10, dopo il TG. Grazie Alessandro Mazzaro. Grazie a te Antonio, un saluto ai nostri telespettatori. Arrivederci.